Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea dello staff di Let's Play FIFA, www.letsplayfifa.it, link pagina Facebook in descrizione, se va mettete un bel mi piace. Sono qui oggi per la seconda review settimanale, sempre di un giocatore della nostra Serie A. Questa volta vi parlo di Maicon If. Il terzino destro della Roma ha ottenuto questa carta grazie al suo gol partita contro la Fiorentina nella vittoria per 2-1 dei giallorossi, e questa carta ha tutte le statistiche sopra il 75, soprattutto più 3 in difesa che va 82, più 2 in passaggio che va 81, più 1 in velocità 80, più 3 in tiro 76, più 1 nel dribbling e più 2 nel colpo di testa che vanno rispettivamente 75 e 79. In 10 partite mi ha fatto 6 gol e 11 assist da terzino destro. Io l'ho pagato 59.500, attualmente però si può ancora trovare sui 45.000-50.000 e ora vi dirò perché secondo me questo giocatore li vale tutti questi crediti. Ne vale anche molti molti più. Intanto vedete le sue statistiche in game, dove risalta all'occhio un 95 in potenza tiro, 91 in tiri a giro, 87 in contrasti e poi anche, non so, tipo un 81 in long shot che per un terzino è clamoroso, 86 in reazioni e tanti altri bei valori che per un terzino sono veramente molto molto alti. Tanto sono iniziate le clip e io inizio a parlare dei passaggi. I passaggi, sia gross che lanci lunghi che gli 1-2, sono una cosa micidiale. Per essere un terzino ha 83 in passaggi corti, 81 nel cross che sembra 99, non ne sbaglia uno, fa sembrare bravo di testa anche il Muriel, come vedrete tra poco, e 81 in passaggi lunghi. Allora io farò tanti cambi di gioco, tanti lanci lunghi, e lui non ne sbaglia veramente uno. E quindi il primo di tanti 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 pollicioni in su che ho per Maicon va ai suoi passaggi, specialmente anche il cross, perché il cross, come vedete, è un'arma fondamentale. Prima ho fatto segnare di Natale con un cross, cioè di Natale alto 1,90 m, insomma capite anche voi che serve veramente un gran crossatore. Poi andiamo ad analizzare un attimo la sua velocità, e qua io ci starò un attimo più che per le altre statistiche. Allora, il primo passo di questo giocatore può sembrare a volte lento, infatti è proprio il primo passo, che non so bene come definirlo, però è l'unico piccolo 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 contro questo giocatore, perché per il resto, come vi dirò, sono tutti pro. Però, dopo che questo primo passo l'ha fatto un po' lentamente, quando lui parte non lo riagguffa più nessuno. E quindi le progressioni sono un suo pro veramente micidiale, perché dopo queste progressioni puoi, sia se sei sul fondo, andare a crossare, ossia fare un bel lancio lungo, ossia scaricare una bomba dalla distanza. Insomma, dopo una bella progressione hai tante belle opzioni. E quindi un pollicino in su per queste progressioni e un mini pollicino in giù per questo primo passo. Poi i passaggi, l'ho già detto, i lanci lunghi sono veramente fantastici. E allora andiamo ad analizzare quello che forse è il suo, cioè quello che è il suo valore più alto sulla carta, e che è un valore anche ottimo, ottimo in game: 82 in difesa. L'82 in difesa, soprattutto grazie al 91 in aggressività e all'87 in contrasti, fa di Maicon un terzino molto bravo anche a difendere, il che non è usuale, cioè non è una cosa ovvia, ovvio un difensore deve saper difendere. No, non è così, cioè ormai ci saranno molti più terzini, tipo Abate, tipo De Sciglio, che sul foot non sanno difendere. Con lui invece non correte per niente questo rischio, perché lui è, oltre che bravo ad attaccare, è anche bravo a difendere. Un'altra chicca di questo giocatore, perché dobbiamo definirla così, è il suo tiro. Allora, è un terzino, volete che sappia anche tirare, ma no. Invece lui sì, è clamoroso: 95 in potenza tiro, 91 in tiri a giro, 81 in long shot, e all'occorrenza anche 67 in finalizzazione, che per un difensore è un valore molto alto. Ragazzi, è un terzino tuttofare. È veramente una cosa impressionante. Ho segnato un long shot che vedrete alla fine del video come chicca finale, che è veramente una cosa stupenda. E quindi anche il tiro è un pollicino in su, cioè dopo aver recuperato palla, fatto 50 metri di corsa, voi potete anche andare a tirare. Vedete qua, lui recupera palla. No, in questo caso non va a tirare, però prende un fallo. E invece qua, boom! E gol. Cioè, fare 6 gol in 10 partite con un terzino, sapete cosa vuol dire? Ok, io spingo un po' di più su di lui perché l'ho usato appunto per fare una review. Però ragazzi, non è una cosa normale, cioè se io ci provo a fare con Abate, anche se lo schiero prima punta, lui non me li fa. Se ci provo con Conco, lui non me li fa. Se ci provo con, non lo so, con tutti, non me li fanno. Invece questo signore qui, che a 32 anni sta scoprendo una nuova giovinezza, me l'ha fatti. Quindi pro, velocità, difesa, passaggio e tiro, c'è tutto in pratica. E ora non siamo, non ho finito con l'elenco dei pro, che è veramente infinito, perché c'è anche il dribbling.
Cioè, ragazzi, rendetevi conto. 84 in controllo palla, che è qualcosa che permette di dribblare premendo L2. Cioè, cosa vuol dire? Praticamente tu premi L2, gli avversari ti si scansano. Quindi, come avete visto più volte, ogni tanto non è che vado via solo in velocità, ma faccio questi, ma sterzo, cioè faccio questi cambi di direzione, e con lui non ne sbagli uno. Vedi, cioè il dribbling è proprio facile, poi tac, palla filtrante, Montolivo e gol. No, in questo caso non è gol, però vabbè, insomma avete capito il concetto, cioè le palle filtrante, questo è gol per Montolivo per esempio. Dopo che fai tanti dribbling, fa quando fai un assist alla fine entra quasi sempre. Poi, ora avete visto un bel rigore e quindi parliamo anche al volo dei suoi calci piazzati. 80 di punizioni, 95 di potenza tiro e 91 di tiri a giro. Quindi lui sa battere sia calci d'angolo sia punizioni, purtroppo non ne ha avuta nessuna decente, in maniera ottima. Però sui calci d'angolo è riuscito a far segnare Muriel di testa, il che è tutto dire. E quindi ecco qua, boom, l'avete visto? Maicon! Sembra il Maicon, quello delle cavalcate mostruose, quello dell'Inter. E quindi è veramente un piacere usare questo giocatore. I 50.000 li vale tutti. In più anche 79 in colpo di testa, che per un terzino è un valore molto alto. E 87 di forza fisica. Ragazzi, non lo spostate. Quindi ecco, questo era l'epilogo di pro e contro. Questo giocatore a me mi ha fatto impazzire. Il flop è veramente piccolo. E per il resto è un terzino molto completo. Quindi se avete soldi, compratelo. Detto questo, vi lascio agli ultimi video. Bye bye!